Siamo con il Duomo di Siena, che è l'edificio più importante che abbiamo in Italia di gotico trecentesco, autoctono, diciamo così, nel senso che è qui abbandonata la tradizione delle abbazie cistercensi e la fusione con il gotico francese, che vedremo in alcuni elementi. È più originale, ecco. Di fatto si potrebbe considerare il Duomo di Siena come il più importante e anche l'unico edificio gotico italiano, strettamente italiano, cioè. Però la sua costruzione è molto complessa e ha subito varie trasformazioni e anche vari incidenti nel corso della sua vita. Già la sua costruzione è stato qualcosa di complesso, perché prima era preesistente una chiesa romanica già nel 1179 e probabilmente su questa forma, su questa planimetria, parte probabilmente intorno al 1226 l'inizio di una nuova chiesa. Di stile gotico. Nel 1257 il cantiere passa ai monaci cistercensi di San Galgano, che affidano però la facciata a un grandissimo architetto che è Nicola Pisano, architetto scultore che è Nicola Pisano, e poi passerà anche il lavoro al figlio Giovanni. Successivamente, negli anni 25-30, entrerà nel cantiere Camaino di Crescentino, che è un famoso scultore. A lui si deve l'ampliamento del battistero, cioè scusatemi, la costruzione del battistero e l'ampliamento, la conclusione della facciata. Nel 13 viene terminato il campanile. Il primo ampliamento del 17 perché era già stata impostata la parte, diciamo, la parte della cupola qui nel cerchio rosso, ma vogliono ampliare e allungare il Duomo, solo che il Duomo, tutta la costruzione è basata su una delle tre colline di Siena. Eccola qua, vedete il cerchio nero e il cerchio rosso. Siena praticamente è un centro che si appoggia su tre colline principali, una dominata dalla chiesa di San Francesco, una dalla Basilica dei Servi e appunto l'altra del Duomo. In mezzo c'è la Piazza del Campo. E nell'avvallamento, ma comunque in discesa anch'essa. Quindi, tornando a noi, praticamente si rendono conto che, essendo sulla sommità della collina, non possono ampliare allungando e ampliando la zona dell'abside, perché non ha sostegno. Allora, cosa pensano di fare? Pensano di costruire il battistero sotto, in modo che le fondazioni e il battistero che si infila sotto proprio l'abside anche, possa sostenere e possa costituire una sorta di sostegno, no? Di forte pilastro per questa costruzione. In realtà sotto, eccolo qui vedete esattamente dove si trova il battistero. In realtà sotto c'è un'altra costruzione ancora più antica, che è l'oratorio di San Giovanni, che viene detto adesso attualmente cripta, no? Quindi c'è una stratificazione di costruzioni e che non è da poco. Tra l'altro, tra il 2000 e il 2005 hanno fatto dei saggi, degli scavi archeologici per verificare, cioè più che altro dei saggi per verificare la stabilità della costruzione delle sue fondazioni. E quindi sono partiti dei saggi, degli scavi archeologici perché si sono accorti che sotto tutto c'è un tempio romano di cui queste sono le murature, che era dedicato probabilmente a Minerva. Quindi è successo quello che succede normalmente nelle chiese
È successo qui a Verona, è successo a Chartres, cioè che sotto dove si trova, che sopra ad un luogo già sacro per i romani vengono via via costruite altre strutture, cioè il luogo sacro rimane sacro comunque e sopra via via si costruiscono altre strutture. Ma torniamo a noi. Devo tornare a questa immagine per farvi capire l'importanza di questo luogo e della città. La città di Siena, deve la sua importanza, la sua fama e anche la sua fortuna perché è legata, alla Via Francigena, a uno dei percorsi, più importanti del mondo cristiano, già alto medievale, e con una grande ricchezza che proviene dalla produzione di panni di tessuto, ma soprattutto di commercio di panni di tessuto. I commerci di Siena sono noti fino dal Medioevo, commerciava perfino sete con la Cina e tartan, cioè lana tessuta a quadri con la Scozia. Questo per darvi l'idea. Tornando alla Via Francigena, nella zona dove adesso c'è appunto il Duomo, di fronte c'è una costruzione molto lunga che era l'ospedale, l'ospitale dei pellegrini ed è stato l'ospedale della città fino a una trentina di anni fa, quando è stato dismesso e adesso è un bellissimo museo, anch'esso tutto costruito su livelli. Quindi c'è insomma questa zona dove c'era prima il Tempio di Minerva, poi un piccolo oratorio, poi l'inizio di una cattedrale gotico cistercense e poi appunto la cattedrale gotica che vediamo noi con di fronte l'ospedale dei Pellegrini, anche se come vedete dai puntini su questa mappa la Via Francigena non attraversa proprio esattamente la strada del Duomo, però è chiaro che tutti i pellegrini si fermavano presso questo ospitale perché offriva loro sia rifugio e riparo per la notte, ma sia anche cure nel caso ce ne fosse stato bisogno. Quindi una zona molto importante, stratificata storicamente, centro e punto di passaggio importantissimo della Via Francigena. Abbiamo già parlato quindi di questo primo ampliamento in cui vedete cosa succede, che le navate del transetto, che erano già due, quindi cosa veramente stranissima, abbiamo sempre visto tre navate nel transetto, vengono ampliate di altre due e diventano quattro, con questa sorta di asimmetria rispetto della cupola, rispetto alla posizione dell'altare e rispetto alla posizione complessiva dell'edificio. Andiamo avanti perché cosa succede? Ecco, questa è la facciata del battistero e qui capite anche dalle scale, no, che ci sono a sinistra che appunto c'è un dislivello, insomma, abbastanza importante nella chiesa, nella collina su cui sorge la chiesa. Cosa succede? Nel 1339 i senesi entrano in, come si può dire, concorrenza con la costruzione del Duomo di Firenze, cioè il Duomo di Firenze appare come una cattedrale veramente imponente. Siamo al terzo progetto, ormai siamo al progetto di Francesco Talenti, quello più grande, e i senesi che da sempre sono proprio in gara con i fiorentini, questo ha portato anche a numerosissimi scontri e battaglie, come saprete, decidono di ampliare il proprio duomo. Affidano la costruzione a Lando di Pietro, il quale pensa bene di utilizzare la chiesa che è già in cantiere e quasi, insomma, ultimata, è a buon punto, insomma, del cantiere, come transetto di una nuova immensa cattedrale di cui vedete l'estensione delle murature lì a destra.
Vengono costruite queste murature che vedete in nero, ecco, qui vedete la sonometria, in cui viene costruita la navata destra e la facciata, il cosiddetto facciatone. Adesso la navata destra è stata parzialmente, adesso. Successivamente è stata parzialmente chiusa e ospita il Museo dell'Opera del Duomo, dove sono state trasferite numerose sculture e dipinti del Duomo. Ma eccola qui una foto. La cosa interessante è che in questo progetto di Lando di Pietro, la facciata, che i senesi chiamano il facciatone, prevede ancora volte a botte e archi a tutto sesto, e l'intradosso dell'arco superiore è costituito da lacunari, da un sistema, scusatemi, di cassettoni a rosette che imita in tutto e per tutto l'architettura trionfale romana. Quindi questo Lando di Pietro, per celebrare la grandezza di Siena nei confronti di Firenze, invece di prendere il nuovo stile, di utilizzare insomma lo stile che è di moda, fa un'operazione storica interessantissima, ciò che è quella di andare a prendere le vestigia, le memorie dell'antico impero romano e farle proprie, paragonando quindi Siena a una sorta di novella Roma, di nuova Roma. Capite l'operazione politica, no? Vuol dire dare a Siena un'importanza maggiore rispetto a quella di Firenze, questo fatto tramite l'architettura. Se notate anche i piedritti sono decorati a candelabre, cioè quella tipica decorazione del mondo romano che era presente, spesso dipinta, a volte scolpita all'interno delle basiliche. Ma cosa succede? Succede che il lavoro non si interrompe, abbiamo detto che inizia nel 39, ma sappiamo che primo nel 48 c'è la grande peste. E quindi muore tantissima manovalanza che ha delle capacità tecniche notevoli, ma soprattutto Siena si trova senza il potere economico dopo la grande peste di sostenere una costruzione così grande, così forse eccessiva appunto per le sue possibilità economiche. E quindi nel 57 i lavori vengono sospesi e si conclude la cattedrale che era appunto in cantiere e viene terminata nel 1537, e 70, scusatemi. Dopodiché dobbiamo dire che ci sono stati altri eventi piuttosto sfavorevoli, no? Oltre a questo progetto molto ambizioso che ha generato di fatto una piazza, e in quella piazza si vedono i segni, vedete nella planimetria di destra i punti di fondazione dei pilastri polistri, li vedete ancora oggi, no? Nella piazza. Dicevo che ha subito altri danni perché nel 1798 c'è stato un importante terremoto che ne ha modificato l'assetto, hanno costruito dei contrafforti molto particolari, strani, hanno dovuto mettere delle catene, cioè delle grandi barre che tenessero le volte centrali per evitare le spinte, le crepe, e poi nel 1890 si è incendiata la copertura perché durante i lavori di manutenzione, ma ve lo spiego meglio dopo. Allora, cominciamo adesso con la
Questione dell'interno. Analizziamo per in primo luogo la planimetria e vediamo che la navata principale, scusatemi, il corpo principale è costituito da una navata centrale con le campate rettangolari, mentre le navate laterali presentano campate quadrate, tutte coperte da volte a crociera con pilastri polisti. La cupola è di forma esagonale, anche se poi all'esterno il tamburo appare ottagonale. Poi abbiamo la parte dell'abside che è molto complessa in virtù di questo ampliamento di cui abbiamo parlato prima e il coro che è sempre a tre navate. Lateralmente vedete uno spazio laterale rettangolare, si tratta della libreria Piccolomini, però è uno spazio che è stato fatto costruire nel XV secolo, di cui vi parlerò dopo. Ecco l'interno, come vedete, siamo di fronte a una tipica uso toscano del marmo alternato. Siamo ovviamente con un bianco di Carrara e un verde serpentinato di Prato e l'interno è caratterizzato anche da questo pavimento di cui parleremo dopo. Andiamo avanti, questa è la zona sotto la cupola e vedete, da qui potete scorgere le volte a crociera della navata principale dipinto con affrescato tutto un cielo stellato. Abbiamo un alto clerestorio, cioè le finestre sono veramente importanti come dimensioni. Poi vediamo il rosone dalla controfacciata. Qui vediamo ancora meglio la presenza delle volte a crociera con costolonate e i pilastri polistili che sostengono la spinta sia delle volte della navata centrale che delle volte a crociera della navata laterale. Vi faccio notare che gli archi della cortina muraria non sono a sesto acuto. Questo probabilmente perché erano già stati impostati nel primo cantiere, quello del 1179. Scusate, ecco, scusate, ho sbagliato. Eccoci qua. Volevo farvi vedere questo dettaglio dei pilastri polistili perché abbiamo dei capitelli gotici, uno diverso dall'altro, scolpiti con interessantissime scene bibliche o elementi zoomorfi, fitomorfi, o addirittura, come nell'ultimo, dei mostri che appartengono, nell'ultimo in fondo, dei mostri che appartengono al bestiario medievale. Quindi non abbiamo il semplice capitello fiorito che abbiamo visto a Firenze nelle basiliche che abbiamo visto, ma dei capitelli ben più complessi, appunto frutto del lavoro degli scultori senesi. Andiamo avanti, ecco sopra, vedete sotto la mensola, tutta una serie di sculture con i papi, 187 papi, però è un lavoro successivo del XV secolo. La cupola, come vedete, è una cupola particolare che deriva dalla cupola di Siena con l'idea delle loggette, solo che qui abbiamo un doppio ordine di loggette, molto particolare, e sopra la lanterna è anch'essa un lavoro successivo, un'operazione successiva del XV secolo. Andiamo avanti e qui cosa vediamo? Sempre appunto dal punto di vista strutturale, questa comparazione tra foto ci fa vedere intanto i contrafforti che sono stati costruiti, dicevo, dopo il terremoto del 1798, intorno al 1803 erano finiti. Quindi aiutano, contrastano la spinta delle volte
e si appoggiano sulle, sui pilastri delle volte laterali. E poi vedete il tetto che è leggermente diverso perché appunto poi nel 1890 è stato, ha subito un incendio e quindi è dovuta cambiare la copertura. Però dalla foto già appare che una parte del tetto era piombata, cioè era realizzata in piombo come appunto nelle cattedrali francesi e come abbiamo già visto nelle cupole di San Marco, cioè o anche a Pisa, cioè per non gravare eccessivamente di peso delle tegole, tetti che presentano volte a crociera, si usava utilizzare coperture in piombo. Però questa foto ha anche, questa foto degli Alinari ha anche un forte interesse storico, perché dovete sapere che gli Alinari, una grandissima compagnia, società fotografica fondata da tre fratelli nel 1854, quindi agli esordi della fotografia, decise fin da subito di utilizzare le mongolfiere per fotografare tutto il patrimonio monumentale italiano. E quindi abbiamo questo straordinario archivio che esiste ancora oggi, con tutte le lastre fotografiche del patrimonio monumentale, i fori a Roma, Firenze, Siena, tutto, tutto fotografato dalla mongolfiera. Andiamo avanti, qui vedete un dettaglio sia dei contrafforti dell'inizio dell'Ottocento che si aggrappano a quelli che erano dei piccoli contrafforti di rinforzo nello scarico delle volte a crociera, ma poi anche il tetto in piombo. Ecco, qui vediamo come sono realizzate i sostegni per il tetto. Allora, intanto sopra la navata laterale ci sono questa sorta di capriate che permettono anche di percorrere il sottotetto e di reggere la copertura, cioè di reggere il tetto vero e proprio, che è realizzato, vedete, con travature di legno, mentre sopra la navata centrale succede una cosa particolarissima, perché sopra le stesse volte sono appoggiate delle strutture molto leggere in mattoni, vedete che per essere alleggeriti, su cui poi si vanno a appoggiare le travi, cioè non c'era abbastanza spazio per realizzare le capriate lignee. Ma cosa fanno per fare delle strutture leggerissime? Alternano i mattoni uno sì e uno no, vedete che ci sono dei buchi come se fosse una sorta di grata. Ecco, in questo modo queste strutture diventavano più leggere e su esse si appoggiavano poi le travature di legno che reggevano, eccole qua, le lastre di piombo. Purtroppo nel 1890 vi dicevo che mentre stavano facendo la manutenzione e usavano la saldatura e da un bacile da un secchio di piombo in cui stavano bruciando dei carboni ardenti per sciogliere appunto il piombo e la gomma per aggiustare le lastre, scoccò una scintilla e niente, prese fuoco tutta la copertura, un po' come è successo insomma a Notre Dame l'anno scorso. E quindi venne rifatta la prima volta la copertura e si scelsero dei modi diversi. L'ultimo restauro, e quindi scusatemi, ammisero le lastre di piombo in tutta la copertura, l'ultimo restauro del 2005. Ecco, parliamo adesso dell'interno, abbiamo già parlato insomma dell'articolazione delle strutture, parliamo adesso della luce, perché l'edificio è piuttosto luminoso a differenza di altre chiese gotiche italiane, in quanto presenta un grande rosone nella facciata e un ampio claristorio. Inoltre, oltre all'ampio claristorio, abbiamo delle finestre sul tamburo che regge la cupola, sia nella parte delle cosiddette trombe,
o pennacchi, li abbiamo chiamati. Qui vedete sono occupati dalle statue dei sei santi protettori di Siena, ma anche poi nel vero e proprio tamburo superiore c'è una finestra per ogni lato. Ecco, passiamo agli elementi decorativi dell'interno. Uno degli elementi più famosi dell'edificio è il pulpito di Giovanni Pisano, il figlio di Nicola, forse uno dei massimi esempi di scultura trecentesca in Italia, di scultura gotica in Italia. Lo esamineremo quando faremo il modulo sull'iconografia. Poi non posso non parlarvi di questo pavimento meraviglioso. Il pavimento è composto da opus sectile, cioè tarsie marmoree, e copre tutta la superficie del Duomo di Siena. Adesso queste zone sono tutte transennate e non si possono calpestare, si cammina solamente intorno, tra l'altro su dei tappeti in modo da non rovinarle. Però guardate la complessità di questo lavoro, tant'è che durante i lavori di restauro del 2005 sono state fatte tutte le campionature dei marmi, le mappature dei marmi e guardate la quantità di marmi, di tagli, di tipologie. Anche nello stesso verde serpentinato di Prato, guardate quante varietà vengono utilizzate per fare le sfumature, altro che l'opus sectile, voglio dire che abbiamo visto nei primi esempi come a Santa Sabina. L'altro elemento che dobbiamo, l'altra struttura in questo caso che dobbiamo assolutamente ricordare è la famosa libreria Piccolomini. Quando il Piccolomini viene nominato Papa Pio III, decise di omaggiare la propria città di origine con questa struttura dipinta dal Pinturicchio. Tra l'altro, vi devo dire che alcuni cartoni, più che cartoni, forse i bozzetti, sono opera di Raffaello quando era presso il Pinturicchio a bottega, e mentre i codici miniati che vedete sotto sono opera di pittori importantissimi del 400, tra cui dobbiamo ricordare Liberale da Verona. Fra Giovanni da Verona invece è un famosissimo monaco libretano che ha realizzato le tarsie del coro di Santa Maria in Organo qui a Verona e anche della sacrestia, e ha operato anche nelle tarsie di questa libreria, cioè nella parte che avete sotto. Non è una libreria come intendiamo noi, ma è appunto un luogo dove vengono conservati dei preziosi manoscritti miniati. Altro elemento famosissimo che studieremo è la maestà del Duomo di Siena di Duccio del Boninsegna, realizzata nel 1311, che era sull'altare maggiore, oggi è stata spostata per motivi di conservazione ed è a fianco nel Museo dell'Opera del Duomo. Quindi capite, un Duomo ricchissimo di opere d'arte. Io vi ho solo citato proprio le più famose che non si possono non citare. Passiamo all'esterno, perché l'esterno è forse l'elemento più significativo di questo edificio e, come avrete capito, diventa il modello per quelle che saranno poi le facciate ottocentesche, quel neogotico che darà le facciate a Santa Croce e al Duomo di Firenze. La parte inferiore, dicevamo, si deve a Nicola Pisano e la parte superiore a Camaino di Crescentino, che è tra l'altro il padre di Tino da Camaino, un importante scultore del Trecento. La facciata tripartita in senso, vedete, trasversale e bipartita in senso verticale, cioè rimane la tripartizione un po' tipica dell'architettura italiana. Partendo dal basso, vediamo tre portali strombati, ma ancora a tutto sesto, però presentano una ghimberga
con, ecco, i busti che vedete sono opere successive, sono quattrocentesche. Invece le teste che vedete dove c'è la freccia di Portale Strombate sono delle bellissime figure scolpite da Nicola Pisano, ma sono delle figure del mondo classico, sono dei sileni, delle figure che appartengono alla mitologia. Il secondo, ecco, le ghimberghe sono ghimberghe fiorite, nel senso che sopra la decorazione presenta queste rosette. Il livello superiore è costituito da questa sorta di galleria che in realtà è disposta a quadrato, a cornice attorno all'importante rosone, la cui vetrata peraltro è un'opera tarda perché è del Cinquecento, del XVI secolo. La cosa che a noi interessa è la galleria, la cornice con tutti i busti, sono opera di Camaino di Crescentino, ma in parte anche di Giovanni Pisano, e presentano sia la Madonna centrale dove arriva la freccia e i 12 apostoli nella parte superiore, ma sotto vediamo profeti e sibille, ma anche filosofi, cioè presentano tutti quei personaggi che hanno in qualche modo previsto, profetizzato l'arrivo di Cristo. Quindi è interessantissima questa commissione, la ritroverete, è frequente poi, sarà sempre più frequente nell'umanesimo, coinvolgere anche personaggi della mitologia come le sibille, o del mondo classico come i profeti, che avendo parlato di un mondo superiore, di un mondo altro, sembravano ai teologi del 200, del 300 e via andare, aver parlato del mondo del paradiso, del mondo di Dio. Ecco, l'altro elemento che troviamo qui innovativo sono appunto i pilieri. I pilieri sostituiscono questi elementi laterali molto grandi, e poi i due a fianco della parte centrale sono delle strutture che in qualche modo hanno una funzione strutturale portante, cioè sostituiscono i contrafforti, sostengono, contrastano la spinta delle volte centrali e laterali. La cosa particolare però che vediamo qui è che non arrivano fino a terra, cosa che sarebbe più ovvia perché appunto ogni contrafforte, lo sappiamo, deve scaricare a terra la spinta, ma questo non succede perché la parte inferiore della facciata è appunto precedente e risale all'intervento di Nicola Pisano. Ecco, la parte superiore culmina con una cuspide, anzi tutte e tre le parti culminano con delle cuspidi che terminano ognuna con una figura, con una statua e che contengono dei mosaici sulla vita di Maria. Ecco, in questa diapositiva potete vedere anche qui la complessità, il numero di marmi che vengono impiegati per realizzare la policromia di questa facciata. Chiaramente la policromia è un'eredità del romanico, toscano, però veramente la ricchezza della città di Siena si può capire dalla ricchezza dei marmi che vengono impiegati. Qui vi faccio vedere i gargoyles, i doccioni a forma come al solito di animale con funzione apotropaica, ma queste sono foto anche del cantiere del restauro partito nel 2005 che ci fa vedere lo stato di conservazione dei materiali, ma poi vedete che appunto il rivestimento è realizzato in marmo di Carrara. La stessa complessità di materiali avviene nella torre di Campanaria con tutta questa gran varietà proprio di marmi che vengono utilizzati. Ecco, qui si conclude la mia lezione sul Duomo di Siena.